cammina nell'acqua. Buongiorno Madagascar, un'altra avventura sta per cominciare qui in Africa. La sveglia morondava oggi è stata decisamente mattiniera. Sono le 5 e mezza e useremo questa imbarcazione per andare verso il canale di Mozambico. Siamo mattinieri perché stiamo rischiando una secca e quindi dobbiamo alzarci presto per poter raggiungere il mare senza problemi. Ci imbarchiamo su una tipica piroga motore riscaldati dal primo sole, circondati dalle mille sfumature del mare e della vegetazione. Ci aspettano 35 km di navigazione nelle calde acque del canale di Mozambico, prima di raggiungere la nostra meta, Belo Surmer, un piccolo paese di pescatori. Ad appena 20 km da Belo, incrociamo alcuni pescatori che ci avvertono della presenza di un'imbarcazione di pirati nei paraggi e ci raccomandano di tornare indietro il più veloce possibile. Ma se torniamo indietro, se non arriviamo a Belo in tempo, perderemo il rendezvous con la nostra jeep e rimarremo bloccati senza avere la possibilità di proseguire il viaggio. La scelta non è semplice, ma decidiamo di andare avanti. E con il tempismo perfetto, ecco arrivare i pirati del canale di Mozambico. Non sappiamo le loro intenzioni, ma l'adrenalina comincia a salire. Spingiamo il motore della nostra piroga al massimo della sua potenza, sfrecciando come dei missili sull'acqua. Sfruttando il peso leggero della nostra imbarcazione, riusciamo a seminarli. La piroga imbarca acqua da tutte le parti, ma il peggio sembra passato e i pirati, fortunatamente, cambiano rotta. Ed eccoci finalmente arrivati nel tranquillo villaggio di Belo Surmer, il luogo ideale per rilassarsi dopo le avventure passate in piroga. I malgasci di questo paese, che fanno parte della tribù dei Sakalava, non sono abituati a vedere tanti stranieri. E la loro gioia nell'accoglierci e venirci a salutare è indescrivibile. Sono anche conosciuti per essere degli abili costruttori di imbarcazioni a vela. E sulle spiagge si possono infatti trovare diversi cantieri dove vengono costruite queste navi da trasporto che loro chiamano botri. Ma dopo esserci riposati in questo grazioso luogo, siamo di nuovo pronti per ripartire. Questa è la macchina con cui procederemo il nostro viaggio verso sud. Da qui in poi serve una robusta e affidabile jeep, perché le vie di comunicazione sono pochissime e bisogna addentrarsi nella natura, creandosi le proprie strade per proseguire verso Andavidoka. Le sorprese qui non finiscono mai e tra noi e la nostra prossima tappa c'è un grande fiume che ci separa e in qualche modo dobbiamo oltrepassarlo. Cosa stiamo per fare? Attraversare questo fiume con il nostro 4x4. Guardare un fiume non ti lascia possibilità di errore. Rimanere bloccati nel mezzo non ci lascerebbe via d'uscita, vista la sua larghezza. Questa sì che è pura adrenalina. Il primo fiume è superato. Possiamo proseguire. Chi ama l'avventura non può che non amare il Madagascar e a noi l'avventura piace da morire. Durante il percorso intorno a noi notiamo delle piante molto particolari. Troviamo una flora molto diversa da quella che solitamente nasce nell'Africa continentale.
Questo è l'albero tipico del Madagascar, il baobab. Pensate che su 7 specie, 6 sono endemiche qui in quest'isola dell'Africa. Questo albero, oltre ad avere un tronco da Guinness dei primati, è conosciuto anche per la sua longevità. Alcuni di essi sono nati addirittura più di 1000 anni fa. Camminando in mezzo a questi giganti, notiamo anche uno degli animali simbolo della nazione. Solitamente riesce a nascondersi bene, ma questa volta l'abbiamo beccato. Sto parlando del camaleonte. Qui vive il 40% di tutte le specie di camaleonti esistenti nel mondo e sono famosi per la loro abilità di cambiare colore in maniera spettacolare. Contrariamente da quello che si crede, il camaleonte non cambia il colore per nascondersi, ma per esprimere emozioni, difendere il territorio e comunicare. Salutiamo il nostro amico colorato, perché la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare il viaggio verso sud, alla ricerca dei lemuri. Prima di raggiungere il villaggio di Andavidoka, però, dobbiamo affrontare un'altra impegnativa sfida qui in Madagascar. Un altro profondo fiume ci separa dalla meta. Questa volta non riusciamo ad attraversarlo da soli, perché l'altezza dell'acqua è troppo elevata. Fra pochi minuti ci imbarcheremo sulla zattera per attraversare il fiume Bevuai. Ci portiamo dietro sempre la nostra 4x4. Alcuni ragazzi del villaggio di Manza ci danno il loro supporto mentre attendiamo l'arrivo dell'imbarcazione. Il margine d'errore è nullo. Sbagliare una manovra e perdere la jeep nel fiume vorrebbe dire perdere tutto e rimanere bloccati in Africa. Attenti a non far scivolare le ruote del 4x4 dalle instabili pedane, riusciamo a caricarla con una precisione millimetrica sulla zattera. La navigazione comincia, lentamente, verso l'altra sponda del fiume. Una volta arrivati dall'altra parte, facendo molta attenzione, riportiamo la jeep sulla terraferma per continuare il nostro viaggio verso il nostro obiettivo, i lemuri. Che spirito di avventura!